Ci siamo. Funny Code, titolo un po' strano, di cosa parlerà Matteo? Non lo so, lo scopriremo strada facendo. No dai, l'idea viene dal fatto che personalmente io credo molto e pratico e uso molto la deliberate practice, quindi il concetto di allenamento mirato al fine di migliorare gli skill. Esistono vari modi di farlo, non sto qui a fare tutto il pippone su questo argomento, ma uno delle tecniche che ho imparato dai Code Retreat, che è una giornata dove gli sviluppatori si riuniscono per fare tutti insieme deliberate practice, è quello di utilizzare i constraint, ovvero porsi un limite in quello che possiamo utilizzare per trovare una soluzione a un problema. Un esempio abbastanza tipico è tipo non usare if, quindi risolvi il problema, l'esercizio, senza utilizzare determinate cose. Veniamo un attimo a cosa faremo. Aspettate un attimo. Ok, qual è l'esercizio quindi? Molto semplice. Una funzione, length, che calcola la lunghezza di un array. Oltre ad essere molto semplice, molto stupido, perché l'array ha già una proprietà length che vi dice la lunghezza, il numero degli elementi contenuti, ma come al solito quando facciamo pratica l'esercizio non è la cosa più importante, ma è la dinamica con cui lo mettiamo in campo che conta. Quindi molto semplice in modo che tutti lo possano comprendere. Abbiamo tre casi, chiamiamoli di test, di input, lista vuota, lista con un elemento e lista con tre elementi. Molto semplice. E poi una serie di funzioni per stampare il risultato. Quindi ogni volta che lancerò il programma, si aprirà questa parte della window che mostra i 0, 1 e 3. Lo possiamo considerare come la nostra barra verde nel TDD. Finché il risultato è questo, il refactoring ha funzionato. Il constraint, qual è l'obiettivo? Cosa dobbiamo fare? Cos'è che ci guiderà nel refactoring? Sostanzialmente noi vogliamo esprimere la stessa computazione sfruttando solo le funzioni. JavaScript ci dà le funzioni come primo elemento ordine, ma ci dà anche il loop, ci dà anche la struttura dati array. Noi vogliamo andare a eliminare tutto e esprimere la stessa computazione con solo le funzioni. Questo è l'obiettivo del talk. Sente se parlo così? Più vicino? Così? Prova, vai, ci siamo. Ok, giusto per rimanere sempre allineati sulle cose da fare, facciamo un semplicissimo to-do, dove annotiamo man mano cos'è che dobbiamo andare a risolvere, a smontare in favore di. Iniziamo con due elementi soli, il loop e l'array. Ok? La parte di print non ci interessa, la mettiamo subito in fondo. Questo è quanto. Ok, cominciamo dal loop. Qual è un passo di refactoring, quindi qual è un'implementazione diversa da quella corrente per esprimere comunque il concetto di loop? La ricorsione. Ok, mettiamo in campo una ricorsione. Quali sono le regole della ricorsione? Il libro The Little Schemer codifica quattro regole per arrivare a fare ricorsioni molto più complesse di quelle che dobbiamo fare. A noi interessa una sola, che è la first law, che dice trovare subito, iniziare la funzione con il caso di termine della ricorsione. Come sappiamo, la ricorsione è, detto in due parole, cercherò di essere veloce e non ripetitivo, un grande problema, lo aspettiamo in tanti piccoli problemi, applichiamo la singola soluzione a questo singolo problema e dopo comprimiamo alla fine quando troviamo la clausola di termine. Ok, qual è la nostra clausola di termine? L'array vuoto, quindi sarebbe bello fare list, length, ma non lo possiamo fare perché length non possiamo sfruttare quello dell'array, dobbiamo fare uno nostro. Facciamo così, facciamo intanto una cosa un po' sporca, sfruttiamo una cosa che so del JavaScript, ovvero che se un array è vuoto, se faccio il toString mi dà una stringa vuota. Va bene. Qual è a questo punto il peso nel problema count degli elementi quando raggiungiamo la lista vuota? Zero, molto semplice. Qual è il peso di un elemento? 1. E qui mettiamo in gioco la nostra ricorsione. La seconda regola è quella di ridurre ogni volta che applichiamo la soluzione al problema, di ridurre lo scopo del problema. Per farlo sfruttiamo lo slice,
che per chi non conoscesse JavaScript è una funzione che dice, come dire, shifta gli elementi scartando quel numero lì. Quindi il primo elemento viene scartato e viene restituito il resto dell'array. Bene, puliamo il codice di tutto ciò che non serve, runniamo, 0, 1, 3. Ottimo, primo passo, prima barra verde. Cosa abbiamo fatto però? Abbiamo rimosso il loop, ma abbiamo introdotto il toString, abbiamo introdotto lo slice e il ternary operator. Una prima reazione potrebbe essere quella di mossa sbagliata, cioè abbiamo preso una strada che ha peggiorato notevolmente la situazione. Il consiglio in questi casi è, sono due. Da un lato è, questo è refactoring, quindi prima di andare da un design A a un design B o implementazione, ci sono tanti step intermedi che non vi interessano di come sono, se validi o meno. L'altro discorso è che quando fate deliberate practice con un constraint state uscendo dalla vostra zona di comfort e non lo potete sapere a monte dove andate, quindi aspettate a giudicare la soluzione finché non arrivate in fondo, lasciatevi portare dall'esercizio. Quindi lasciamo queste due cose, queste tre cose, e pensiamo a come smontarle. Alla fine toString e slice sono due modi di raggiungere il concetto di sono arrivato in fondo o prendo, estraggo una parte dell'array da un array. Se apro un attimo un'altra shell di Spike. Per aprire una parentesi, prima di introdurre un nuovo concetto, devo spiegare un paio di cose di JavaScript per essere sicuri che siamo tutti allineati. L'espressione che abbiamo utilizzato, ovvero quella di aperta parentesi e degli elementi chiusa parentesi quadra, è quello che in JavaScript si chiama array literal, che sostanzialmente vuol dire ho un'espressione che verrà valutata, che si trova alla destra dell'uguale, che verrà valutata al fine di creare veramente l'array. Esiste una controparte simmetrica, ovvero esprimere la stessa sintassi, quella dell'array literal, alla sinistra dell'array, al fine di estrarre gli elementi, diciamo A' e B'. Rabbit. Queste due funzionalità sono chiamate construct e deconstruct. Deconstruct, ok? Proviamole. Const. Ok. A primo e B primo. A e B. Ecco che noi con delle espressioni che vengono valutate creiamo e distruggiamo. Ok? Ma questa funzionalità non è l'unica cosa che possiamo fare sfruttando le espressioni, ne esiste anche un'altra che ci permette non di estrarre i singoli elementi dell'array, ma altri array dall'array che abbiamo già in mano. Ovvero, se abbiamo, ipotizziamo di avere un array 1, 2, 3, possiamo esprimere un'espressione, un array literal, che dice tirami fuori il primo elemento e il resto dell'array. Questa espressione rispetto a quella di deconstruct di prima usa questi three dots che servono proprio a dirgli tirami fuori un altro array, non un elemento singolare. Questa funzionalità nel mondo della computer science è conosciuta con il nome di gathering. Come construct e deconstruct ha una controparte simmetrica e quindi possiamo dire che creeremo array primo fatto di first ... rest. Questa a sua volta si chiama spreading. Ho lanciato R. Vediamo un po'. Ok. Bene, provo oltre a questo. Ok, ecco che riusciamo a distruggere l'array e ricomporre l'array. Perché vi ho raccontato queste cose? Per darmi il salto al refactoring successivo, ovvero come facciamo ad astrarci
dall'uso dell'array, quindi dall'uso di toString e slice. Un modo di guardare alla lista è guardando a cosa è la lista, ovvero un contenitore di elementi ordinati lineari. Un altro modo di guardare alla lista è quello che viene dal mondo Lisp, ovvero guardarla in termini di regola di costruzione di una lista, quindi non è una definizione di cosa è, ma di come la costruisco. Questa regola, per la precisione, dice che io devo poter creare una lista vuota oppure un elemento, chiamiamolo one item, concatenato con un'altra lista. Grazie agli operatori di, grazie all'operatore di spreading, dovremmo essere in grado di trattare le liste così come faceva il Lisp. Allora dobbiamo poter definire la lista vuota. Lanciamo, ci siamo. Dovrei poter definire la lista come un elemento concatenato a un'altra lista. Il caso più semplice è la lista vuota. Lanciamo, ci siamo. L'ultimo caso è una lista un po' più ricca, quindi composta da 2 e da 3. Ottimo, riusciamo a vedere la lista da un punto di vista di costruzione. Ancora una volta, ma perché ci torna utile? Perché per definire la costruzione abbiamo usato spreading e noi sappiamo che abbiamo una contromossa simmetrica che è il gathering, e quindi così come la possiamo creare in questo modo, la possiamo distruggere in questo modo. Questo ci tornerà comodo per il prossimo refactoring, ovvero possiamo venire alla lista, togliere la visualizzazione a lista e mettere quella di first e rest. A questo punto l'espressione diventerà first, e questo ve lo dico io, undefined, ovvero se andiamo a fare il gathering di una lista vuota, il first viene settato undefined, e qua possiamo utilizzare il rest. Ci siamo astratti dall'array. Ancora una volta abbiamo tolto l'array, ma abbiamo introdotto il dot dot dot, troppi dot. Un passo in avanti, un passo indietro. Ok, giusto perché lavorare codice, rielaborare codice è divertente, non poniamoci solo l'obiettivo del usare solo funzioni, ma anche quello di usare una ricorsione che sia un po' più efficiente di questa. Ovvero, questo tipo di ricorsione che ho messo in campo è sì una recursive call, ma ha la proprietà che ogni volta che vado a chiamare la funzione, scriverò apici vuoti invece di full bar e buts, dovrò interrompere l'esecuzione, diciamo così, di questa funzione per andare a effettuare la chiamata ricorsiva. Detto in un modo molto più semplice, come l'ho detto ora, preparo l'esecuzione di tutte le funzioni un po' come se fossero dei deferred object, e quindi mi espando finché alla fine non posso posso fare l'operazione inversa, ovvero di contrazione. Questo tipo di ricorsione ha una caratteristica particolare al runtime, perché ha questo shape a freccia. Il libro Structured Interpretation of Computer Program, per gli amici SIP, chiama questa esecuzione a runtime una linear recursive process. L'altra cosa che spiega è che non è l'unico modo di mettere in campo una ricorsione, ovvero la recursive call è il modo di guardare alla ricorsione da un punto di vista del codice statico, fermo, passato di termine a compile time, siamo in JavaScript. Quello che è il process è come lo vediamo a runtime. Per avere una ricorsione efficace, quindi dobbiamo sì fare una recursive call, ma spostarci dal deferred object a un modello computazionale dove a ogni applicazione della funzione abbiamo già calcolato un nuovo stato. In altre parole, dobbiamo sì passare l'elemento corrente da valutare, ma anche quello che è lo stato della computazione. Se noi facciamo così, possiamo tranquillamente andare a terminare la chiamata di una funzione a ogni chiamata funzione. Questo tipo di processo a runtime viene chiamato linear iterative process.
Quindi sostanzialmente abbiamo un processo iterativo come un loop, ma sfruttiamo la chiamata ricorsiva. Tail recursion. Spesso si sente dire che JavaScript non ha la tail call optimization, non è proprio vero. Quello che non riesce a fare è a trasformarti una ricorsione lineare, ricorsiva come process, in una iterativa. Ma se noi trasformiamo la funzione in una tail call, lui è in grado di fare la tail call optimization. Ok, quindi ci basterà mettere un, chiamiamolo accumulator, per lo stato. In questo caso, quando raggiungiamo il fine della computazione ricorsiva, sarà l'accumulator, e di qua sarà a sua volta 1 più accumulator. Ci siamo. Se lanciamo, però, JavaScript digerisce tutto, esegue, ma ci dice undefined none none. Perché? Perché nel refactoring abbiamo rotto il contratto pubblico. Non si fa, è sbagliato. Dobbiamo cercare di mantenere il contratto fermo e cambiare l'implementazione privata. Come possiamo fare? Allora, definiamo una funzione interna che effettivamente farà la ricorsione, mentre lasciamo quella esterna ferma in modo da mantenere il contratto fermo. Ok, questo ci basta anche un list qualunque, questo lo rinominiamo in un nome di fantasia e molto molto parlante che è inner. Perfetto, return, dobbiamo triggerare la ricorsione, quindi list di 0. Parentesi. Indentazione, run, ci siamo. Grazie alla funzione nestata riusciamo a mantenere il contratto fermo e a effettuare la ricorsione. Un'altra nota, elimino questo qua, è quella dell'accumulator. Volendo, JavaScript aveva la possibilità di piazzare un default parameter che quindi ci avrebbe fatto mantenere il contratto fermo verso il chiamante, che però avrebbe a sua volta introdotto per questo esercizio una nuova cosa da togliere. Grazie alla funzione nestata non riusciamo con le funzioni a esprimere il concetto di default parameter. Ottimo, quindi a questo punto abbiamo eliminato, non ancora i tridot, abbiamo fatto, scusate, sulla ricorsione. Dobbiamo muoverci a eliminare i tridot. Come possiamo fare? Quello che sono il concetto di head, di first e rest, devono diventare delle funzioni, cioè dobbiamo toglierle da questo costrutto che è i parametri della funzione e farle diventare a sua volta delle funzioni. Così come abbiamo chiamato in causa il Lisp per avere una definizione della lista, possiamo sfruttare il Lisp per capire come lui implementava la lista e come effettuava queste operazioni di first e rest. Il Lisp sostanzialmente aveva un unico elemento base, cioè a parte il valore scalare, l'atomo, quindi che ne so, fu o il valore 1 e così via, aveva il concetto di pair, dove da una parte, nella prima parte si andava a mettere un valore, mentre nella seconda si andava a inserire tipicamente un puntatore. Disegno live è un po' più difficile rispetto a casa, si andava a inserire un puntatore, ok, che andava verso un altro pair. Quindi non esisteva il concetto di lista di per sé, ma esisteva il pair e la concatenazione di questi pair. Una cosa simile alla linked list, ok? Quindi se noi andiamo a mimare questo comportamento del pair e la composizione dei pair, possiamo rimuovere l'array in favore di una lista, di una linked list. Ok, mettiamo un po' di building block, const pair xy, return, usiamo, ci spostiamo dall'array e andiamo verso gli oggetti. Sarà un'altra funzionalità di JavaScript che mettiamo in campo, ma almeno intanto ci fa fare un passo in avanti. Quindi questo sarà first pair, pair di x. Ok,
E là, scappato un F1. Ottimo. Questi sono i nostri building block. Iniziamo a creare le liste. E quindi questo sarà pair di. In Lisp veniva utilizzato un simbolo, chiamiamolo di terminazione, ovvero veniva fatto il quote proprio della lista vuota. E noi ci inventeremo qualcosa per rappresentare comunque l'idea di empty. Continuiamo con il porting delle altre liste, quindi questo sarà pair di foo di empty list. Questo sarà pair di foo di pair di bar di pair di buts di empty list. Chiusa. Ci accorgiamo di entrare nel mondo Lisp perché le parentesi iniziano a esplodere. Mi è scappato un run. Ok. Adesso sostituiamo quelle che erano le funzionalità del linguaggio con le nostre chiamate. Quindi questo diventerà un pair. Quello che era first sarà chiamata a funzione, quindi applicheremo la funzione first al pair e applicheremo la funzione rest al pair. Empty, non ho definito il vero il empty. Come empty possiamo utilizzare un semplice null, ok? Comunque sia una qualsiasi primitiva che ci permetta di identificare cosa ho scritto? XY. Vedete un typo qualcosa? First rest pair di x pair punto. Come? Ah, eccolo qua. Non è più undefined, ma è empty. Ok, questo è stato un po' più difficile, ma ci siamo. Quindi, naturalmente la causa di termine non era più l'undefined, ma il nostro empty. Adesso abbiamo tolto il dot dot dot, abbiamo tolto l'array, ma abbiamo introdotto l'object. Giusto? Come facciamo a eliminare l'object e quindi il concetto di pair, di associazione di due elementi, ancora una volta utilizzando solo le funzioni? Vediamo un po' di concetti, torniamo nello spike, puliamo e proviamo un po' di cose. Allora, se noi dobbiamo rappresentare un pair e quindi, che ne so, un elemento A associato a un elemento B, sappiamo che prima di tutto il singolo elemento, che per esempio possiamo dire const, definire come const v42, non dovrà più essere un singolo elemento scalare, ma dovrà essere una funzione. Quindi lo wrappiamo. Questo tipo di funzione si chiama funzione costante perché per quante volte noi la andiamo a chiamare, il risultato sarà sempre quello, quindi ci permette di rappresentare un valore costante. Una noia di sfruttarlo così come l'ho scritta io è che se noi ogni definizione di un valore costante costringe a ridefinire la struttura che diamo all'wrapper del valore costante. Togliamo questa possibile duplicazione che andremo ad inserire aggiungendo una funzione apposta, una funzione di costruzione sostanzialmente, dove diciamo, dato un certo x, mi vai a restituire una funzione costante bindata a quell'x. Quindi v diventerà wrap di 42. Proviamo. Ci siamo. Ora, se guardiamo questa definizione, c'è una parte che entra in gioco che però è un po' implicita, non si vede chiaramente. La vado a rendere un po' più esplicita, ovvero che io qui gli posso passare qualsiasi valore. Quindi quello che stiamo dicendo è che wrap prende un x e restituisce una funzione che, dato un qualsiasi altro valore y, vi restituirà sempre x. Quindi in maniera implicita possiamo fare entrare in campo due valori. Se facciamo inline di v e quindi portiamo qua su il 78, eliminiamo da qua la chiamata funzione, per
comportamento non cambierà, e quello che vediamo è che cominciamo a vedere questa associazione fra A e B, fra due possibili valori. E l'aspetto carino è che questo wrap sta dicendo: a fronte di due valori che mi passi, io ti darò sempre il primo, che assomiglia al comportamento che deve avere first su un pair. Ok? Riusciamo allora con le stesse tecniche a raggiungere il comportamento di rest? Ovvero riusciamo in qualche modo a ritardare l'applicazione di un wrap in modo da applicare il concetto di funzione costante al secondo parametro e ottenere sempre il secondo parametro. Come lo possiamo fare? Dobbiamo definire un qualcosa che io ho detto che ritarderà, e quindi lo chiamiamo delay. Questo qualcosa, questo è il constraint, sappiamo che dovrà essere una funzione che dovrà prendere un qualcosa e far sì che verrà ritardato all'applicazione successiva, quindi non dovrà fare altro che a sua volta wrapparlo in una funzione. Se noi facciamo una cosa del genere, il primo parametro farà sì che ci sarà una sorta di nope e verrà ritardato l'applicazione del wrap al secondo parametro. Vediamo se effettivamente è così. Quindi se noi mettiamo wrap di delay, dove sto mettendo? Wrap di delay, quindi applichiamo come parametro x delay, lanciamo. Grazie. Delay 78. Ecco che siamo riusciti a catturare un comportamento, a rimandarlo all'applicazione successiva e a ottenere quel valore costante sul secondo elemento. Quindi sostanzialmente, se diamo un wrap ai due elementi o un wrap delay, otteniamo first o rest. Cominciamo a mettere in campo questi nomi che sono un po' più friendly. Quindi first abbiamo detto che è un wrap, mentre const rest è un wrap di delay. Quello che accade è che dipende da quale di queste due funzioni passo in testa all'accoppiata dei valori. Quindi potremmo dire che abbiamo una sorta di selettore che chiamiamo cell, e che ci vogliamo far passare l'ingresso per dire quale comportamento applicare all'accoppiata. Questo potremmo a sto punto chiamarlo pair e dire che il V è semmai pair di, che ne so, first, per dirne uno. Vediamo intanto se funziona. Pair di V, first. Grazie mille ragazzi. Pair first, ho mangiato la parentesi. Ci siamo, 42. Se gli dico rest, difficilissimo fare coding live, rest 78. Quindi riusciamo a estrarre questa cosa. Se gli mettiamo anche i due parametri x, y, riusciamo ad astrarre la creazione del pair, e quindi dirgli che pair sarà pair di 1 e diciamo 2, e quindi il rest dovrà essere 2. Ci siamo, abbiamo creato i nostri building block. Grazie a questo riusciamo a mimare il concetto di pair invece che utilizzando l'object litera, utilizzando le funzioni. Non mi sono inventato niente di nuovo, questi sono dei concetti che vengono dalla logica combinatoriale, dal libro To Mock a Mockingbird, e quelli che ho chiamato wrap delay sono di fatto dei logic combinator che si chiamano wrap, si chiama Kestrel, ho scritto bene, sì. Delay nel mondo della logica combinatoriale si chiama idiot, perché sta per idiot beard, perché qualsiasi cosa gli dite lui ve la ripete, è un nome un po' bruttino magari per una conferenza, allora lo prendiamo dal mondo funzionale e la chiamiamo identity. Questa è una identity function, quindi delay diventerà una identity. E pair
non ce l'abbiamo un combinator per pair, più o meno va leggermente cambiato. In realtà questo è un vireo come combinator, solo che la firma va leggermente cambiata, nel senso che i parametri non può essere una funzione con due argomenti, ma dovrà essere l'applicazione di due funzioni. Questo perché se manteniamo tutti i combinator con un contratto stabile, ovvero una funzione con un solo parametro, le riusciamo a combinare, ovvero riusciamo a fare la compose, riusciamo a far sì che il chiamante non sa mai che tipo di combinatore ha dietro di sé. Il contratto è stabile. A questo punto dobbiamo cambiare il pair in termini di, e proviamo a creare proprio una lista, pair 2 e pair 3 e sempre il nostro terminatore. Ok, quindi qui dovrei essere in grado di dire v, che è una lista, mi dà il primo elemento, marca una parentesi, first 1, se gli dico rest e poi dopo gli dico first, otterrò il 2 e così via. Quindi riusciamo ad avere la lista e a navigare sulla lista. Ok, portiamo questi building block dall'altra parte. Li mettiamo sotto empty per sostituire quelli di prima. Ora, una nota che vi vorrei far vedere prima di mettere in campo questa nuova struttura è questo qua. Concentratemi un attimo su queste due righe. C'è una caratteristica abbastanza cruciale di questa refactoring, ovvero abbiamo invertito la dipendenza fra la struttura dati e il comportamento da applicare alla struttura dati. Ovvero, con l'object literal abbiamo sì incapsulato il concetto di pair, ma abbiamo rotto il concetto di information hiding, quindi lasciamo che i comportamenti da fuori conoscano la struttura precisa della struttura dati. Detto in due parole, se da x rinominiamo in pippo, devo andare sulle funzioni che fanno punto x a correggere questo comportamento. Quindi tutte le funzioni saranno impattate dal cambiamento fatto alla struttura dati. Invertendo la dipendenza, noi abbiamo sempre il concetto di pair incapsulato, ma manteniamo anche l'information hiding e andiamo a dire che comportamento applicare senza sapere come questo verrà messo in campo. In sostanza andiamo verso un tell don't ask principle, gli diciamo cosa fare piuttosto che applicare noi il comportamento. Questo ci tornerà molto comodo più tardi. Ok, sistemiamo le liste, quindi pair non sarà più così, ma dovrò aprire e chiudere la parentesi, aprire e chiudere la parentesi, aprire e chiudere la parentesi, uguale, e uguale, di qua. Il pair, abbiamo detto, dobbiamo invertire la chiamata, quindi questo diventerà pair di first, mentre questo diventerà pair di rest. Ho lasciato le vecchie chiamate, scusate. Cancellato quelle buone. Ci siamo. 0, 1, 3. Siamo riusciti con le sole funzioni, sfruttando concetti di logic combinator, a mettere in campo una linked list. L'ultimo step è il ternary operator, ovvero l'if. Cos'è un if tutto sommato? L'if è un modo per applicare della logica che ci fa capire un concetto, un contesto, scusate, per fare il routing della logica da applicare. Questo però ci serve perché il tipo di dipendenza che abbiamo messo in campo è quello del comportamento fuori da chissà qual è il contesto. Quindi dobbiamo da fuori decidere quale comportamento far fare. Lo stesso concetto di inversione di dipendenza che abbiamo visto prima. Quindi se il concetto di lista, piuttosto che lasciarlo aperto al chiamante e quindi lasciare a lui il dover capire se la lista è vuota o no, lo incapsuliamo, siamo in grado di andare a rimuovere l'if.
Questo sostanzialmente vuol dire che dobbiamo prima di tutto andare a incapsulare dentro, passati il termine, un oggetto, un qualcosa che riceverà messaggi, ovvero comportamenti, da mettere in campo. Il caso più semplice è quello della lista vuota, quindi andiamo a ridefinire questa e diciamo, ok, qual è il nostro branch, qual è il nostro routing? Il caso del empty e il caso del unless empty. Questi sono i nostri due casi. Il fatto di portare il contesto dentro all'oggetto fa sì che non devi ragionare su che contesto sei. Se questo è empty, quale delle due funzioni devo applicare? Sicuramente when empty. Non ci devo nemmeno stare a pensare. Ok. Adesso dobbiamo fare one item list. Se però utilizziamo direttamente pair, sappiamo già che con pair non riusciamo a raggiungere questo livello di indirizzone, gli dobbiamo mettere un altro concetto sopra. Chiamiamolo node, per indicare proprio il nodo della linked list, che avrà la stessa firma di when empty e unless empty, e applicherà unless empty, l'altra parte della branch. A chi l'applicherà? A un pair che sarà fatto da un x e da un y. Questo però vuol dire che l'x e y ci dovranno arrivare in ingresso. Ancora una volta, non funzioni da più parametri, ma funzioni da un singolo parametro. Questo ci permetterà di creare un pair che però sarà un nodo, ovvero metterò insieme due elementi, ma incapsulerò un comportamento a più alto livello per capire che logica applicare, se sono vuoto o no. Vediamo se questa cosa è vera e funziona. One item list sarà composta da node. Ok, ma allora praticamente ci basta dire che invece di pair dobbiamo andare a utilizzare node. Quindi riprendiamo questa definizione, sostituiamo pair con node, eliminiamo le vecchie. Ok, questo è quello che ci basta lato struttura dati. Come cambia questa logica? Allora, pair non sarà più un pair, ma sarà un node. A quel node gli diremo: caro mio, quando sei vuoto dovrai applicare una funzione che è la branch dell'if di prima, ovvero acc. Quando non sei vuoto avrai in pancia un pair al quale dovrai applicare ancora una volta lo stesso comportamento di prima. Quindi vado a risparmiare un po' di caratteri. Inner pair di rest di acc. Chiudiamo. E così, se non ho fatto degli errori, la magia accade. E that's it. Siamo riusciti a esprimere la length sfruttando funzioni, operatori logici, ma comunque sia solo funzioni. Siamo riusciti a mantenere il comportamento intatto e a raggiungere il nostro obiettivo. Fine. C'è anche tempo per le domande? Ora le domande. Ci sono domande? Domande, curiosità, ma chi te l'ha fatto fare? Ma quanti typo fai mentre scrivi? No, ma infatti ora li intrattengo in qualche modo. Mi hanno detto che se finivo prima mi cazziavano, e quindi semmai vi inizio a raccontare, non so, un po' di detti livornesi. Mi ha messo fuori lui. Bravo! Sì, allora, a parte i complimenti, volevo se potevi ripetere i libri che hai citato. Tre libri sostanzialmente, okay. Non sono gli unici tre che parlano di questo argomento, però uno è The Little Schemer, Little Lisper era quello prima, è quello che tratta di più in assoluto la ricorsione. Poi il SICP, Structure and Interpretation of Computer Program, The Wizard Book per gli amici oltre a SICP, e poi il To Mock a Mocking Build, che è quello della logica combinatoriale. Sono questi tre. Arrivo. So,
Io volevo chiederti qual era la differenza tra i due concetti che hai spiegato all'inizio, gathering ed expansion, cioè in JavaScript, con quello che in F Sharp, in ML, in OCaml viene chiamato pattern matching. Ok. Cioè, questo cercavo di capire. Detto una parola, JavaScript è più infelice. Ok. Ovvero, questa operazione di gathering, di estrarre un array da un altro array, si può mettere in campo in vari modi. Il pattern matching è uno di questi e più che altro ti permette di fare anche cose un po' più complesse, tipo dire prendo il primo elemento, estraggo tutto un array e poi estraggo l'ultimo elemento, quindi puoi esprimere espressioni più complesse. Quella di JavaScript è solo per estrarre un array e poi tenere un elemento fisso. E poi l'altra domanda era se tutta questa cosa si poteva fare con array.reduce. Sì. Okay. La length, okay. Sostanzialmente è una reduce, assolutamente. Dato si può che un refactoring, si può arrivare, lo faccio vedere, nel senso non lo faccio, ce l'ho pronto, c'ho vari esperimenti di vario tipo. Esci, cdfp, vim, lib, practice 4 dovrebbe essere, eccolo qua. Questo faceva, in generale descriveva la fold sempre in termini di logica combinatoriale e funzioni, poi esprime la length e la map riutilizzando la fold e basta, e poi il resto di prima. Quindi sostanzialmente qui nella length dovevi andare a sommare valori costanti ricreando il castle, quindi ricreando il valore costante, quindi la somma veniva con un kestrel, mentre di qua andavi a comporre nuovi nodi per ricreare a sua volta l'array quando fai la map. Però sono tutte e due sono l'espressione di una fold, di una reduce, e a sua volta la reduce si potrebbe poi trasformare in trasduce, ma sono altri concetti. Comunque sono tutte mosse di astrazione, cioè mi voglio allontanare da qualche parte, c'è qualche assunzione che mi permette di non riusare il codice in altri contesti, astraiamo al fine di eliminare questa assunzione e ti puoi muovere in tante altre direzioni. Sì? Ah sì, la map, sì, si trovano già lì. Cioè lo scopo era esercitarmi a farlo, assolutamente. Cioè la map la trovate già. C'è anche la lente. C'è tanto di più. È evidentemente una forzatura d'esercizio. Sì, sì. Posso fare una domanda io? Sono qua. Io sono stato buono. No, io ti faccio una domanda buonissima. Allora, vabbè, da quanto tempo fai questa cosa qua? E che effetti ha dato pensare in questa maniera così allucinata? Che effetti ha portato nella tua programmazione quotidiana? Che cosa ti ha portato a fare? È buono. Sì, sì. Che effetti? Non vantaggi, che effetti? Allora. Che cosa ha cambiato? Allora, da quant'è che... Da quant'è che traffico con queste cose? È un annetto. Un annetto è qualcosa di più, dai. Che cerco di andare al funzionale nel mondo Lisp, quindi iniziai con Clojure. E da lì ho detto, Ganzo, ma c'è tutto un mondo dietro, e pian piano sono andato a studiare la storia, un po' perché a me piace andare a capire da dov'è che nascono le cose, e poi per provare a vedere se queste cose tornano utili nel day by day. Questo mi è mai tornato utile, per esempio, quando lavoro in JavaScript? No, a dire la verità no. Nel senso, è come dire... Se hai percepito un cambiamento in come tu approcci il problema. Sì, cioè secondo me sei più... Sì, perché comunque sia quando scrivi codice fai sempre delle scelte di design in qualche modo, delle assunzioni, e questi esercizi in questo modo, anche per roba che non usi tutti i giorni, ti aiuta a sensibilizzare il vedere queste assunzioni che fai. Quindi comunque vada è utile. Per fare un paragone che non ci combina niente con la programmazione, a me piace molto andare in moto. Uno può andare in moto semplicemente salendo, dando gas e vai e fa le curve, oppure inizi a studiare un po' la fisica che c'è dietro alla dinamica della moto e cominci a capire quali sono le tecniche per vincere questa fisica.
mentre guidi non fai calcoli della fisica, ma sfrutti queste tecniche quando ti tornano comodo. E questo un po' usare, conoscere la fisica che ci sta dietro e raramente usarla quando ti serve. Via. Bene, grazie mille, bravissimo. Hai concluso anche con JavaScript e l'arte della manutenzione della motocicletta, perfetto. Allora,